Coach Mauro Berruto in visita a Modena, una città, ne hai parlato anche in conferenza stampa adesso con i giornalisti, una città speciale per la pallavolo, hai detto è importante che Modena sia tornata dove è tornata ed è importante perché ha un progetto nuovo ed è diventato, è stato subito vincente, cosa che non è Non è scontato, no? scontata. Infatti i complimenti dal punto di vista sportivo è evidente, anche perché, come ho sottolineato, la manifestazione di Bologna ha fatto vedere pallavolo di alto livello in quelle 2 giornate, quindi chi ha vinto per meriti sportivi, però è bello che, come dicevo, si sia riscoperto questo entusiasmo intorno alla squadra, intorno alla città, che insomma, della storia di Modena non devo parlare io perché è ben nota, quindi credo che sia una bellissima notizia per il nostro movimento. Katia Pedrini, presidente di Modena Volley, il coach Berruto dopo la Latina è arrivato subito a Modena. Che cosa ti senti di dire a quello che è per te, soprattutto anche un amico? Allora, io in realtà vorrei che Mauro venisse qua tutte le settimane, perché è una delle persone così, del mondo della pallavolo con la quale io mi sento in sintonia per un sacco di aspetti, prescindiamo da quello tecnico, con cui insomma non mi ci metto neanche, però per me è uno scambio che mi arricchisce sempre, che è molto interessante. Qualsiasi cosa mi racconti Mauro, io sono felice, mi piacerebbe spesso averlo qui anche per così un po' per il conforto, perché condividere nei momenti così magari un po' di sconforto, di fatica, contribuisce a farti tenere la barra dritta e a darti forza. Quello che ha detto il coach, cioè che a Modena si è partiti con un progetto molto nuovo ed è arrivata subito la vittoria, non è scontato, è un complimento importante, ha detto dal coach della nazionale. Sì, è un complimento molto importante, anche se in realtà questo è un fatto. Quello che secondo me è, anzi, le due cose che secondo me sono sconcertanti, sono rappresentate dal fatto che la vittoria ha sottolineato un progetto che esisteva già, cioè se noi arrivavamo quarti in Coppa Italia, tutto il progetto Modena sarebbe rimasto in ombra. Quindi comunque per dare forma non basta di contenuti, ci vogliono le vittorie, questo. E l'altro è il rammarico, insomma, che pur con tutto quello che noi stiamo mettendo, noi tutti, noi gruppo Modena Volley, in realtà manchino ancora a Modena i soggetti che abbiano voglia di investire con noi. Ultima domanda al coach, Vettori, Piano, Rossini, sono arrivati a Modena prima scelti come uomini che come giocatori. Immagino che anche per la nazionale questo ragionamento venga fatto. No, sicuramente, anche perché anche quello che è successo credo che sia la dimostrazione che il risultato sportivo è sempre la somma di un'alchimia di fattori. Alcuni indubbiamente sono tecnici di prestazione fisica e di qualità pallavolistica, però è evidente che conta poi anche tanto quell'alchimia che si crea quando si sanno miscelare le persone giuste. Io credo che da questo punto di vista Modena sia un bel esempio. Ovviamente i tre che hai citato li conosco molto bene e li apprezzo proprio per questo aspetto, però è bello anche vedere come ne parlavamo a pranzo, le differenze possono essere una ricchezza, cioè non servono squadre omologate dove tutti sono fatti nella stessa misura, serve nutrirsi della bellezza, delle differenze degli altri con la volontà di contribuire nella propria forma individuale, con i propri punti di forza, a creare un ambiente bello dove si sta bene e dove si vogliono raggiungere obiettivi comuni. Grazie mille. Se lo dice lui, speriamo che ci credano.